Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video spesa da Coop, che sicuramente è uno dei supermercati più classici, o almeno lo è nella mia città, perché ci sono tantissimi supermercati Coop in ogni quartiere della città. Però, siccome volevo stare 10 minuti in vostra compagnia, condividere la mia spesa e anche farvi vedere un paio di prodotti che comunque sono buonissimi secondo me e sono proprio di marca Coop, ho pensato di approfittarne e di fare questo video. Però non mi voglio dilungare con le premesse e parto subito dai prodotti che poi devo riporre in frigo. Ho preso due confezioni di salmone, questo è buonissimo, lo prendo spesso, molto gustoso. Tra l'altro io lo cuocio in un modo molto semplice, senza aggiungere troppe cose come condimenti, eccetera, e quindi vi assicuro che anche cucinato semplicemente così al vapore è molto gustoso. Poi ho preso un'orata, che è un altro tipo di pesce che mi piace moltissimo. Poi ho preso delle fragole che mi sembravano veramente molto belle. Non è facile trovare delle fragole così rosse, così belle, perché soprattutto in questa stagione io vedo che cominciano ad appassire un po'. Non so se magari sia colpa del caldo o di che cosa, però queste mi sembravano veramente molto belle e quindi le ho prese. Poi ho preso due confezioni di yogurt greco marca Coop, 0% di grassi alla vaniglia, quindi questo è quello magro, se volete ce ne sono anche diverse tipologie intero, quindi con un po' più di grassi, che però hanno comunque dei gusti molto interessanti perché c'è il cocco, c'è il caffè, quindi assolutamente molto sfiziosi. Ce n'era anche uno alla stracciatella, ero molto tentata di prenderlo, però con questo caldo ho pensato che fosse meglio prendere qualcosa di magro. Comunque magari poi quando arriva il fresco lo assaggerò. In ogni caso, questi sono quei prodotti di cui vi accennavo prima e che vi volevo segnalare di marca Coop perché sono assolutamente molto gustosi. Quindi, se non li avete mai provati, io ve li consiglio. Poi vado avanti con due prodotti invece da congelatore, le cotolette di marca Aia. Non fate caso alla scatola, è molto rovinata, ma semplicemente perché ho già aperto la confezione e ho già inserito le cotolette nel congelatore perché con questo caldo non volevo lasciarle fuori dal frigo un minuto di più. Infatti la scatola è aperta. Comunque queste sono veramente buonissime. E poi ho preso dei gelati San Montana Cono 5 Stelle croccantino alle mandorle. Questo è veramente buonissimo. Anche in questo caso ho già aperto la confezione, come potete vedere, e ho messo i gelati in frigo perché è troppo caldo. Quindi se la vedete rovinata, sono stata io ad aprirla. Però comunque questi sono coni che mi piacciono tantissimo. Non li mangio molto spesso perché comunque sono abbastanza sostanziosi, però ogni tanto mi tolgo lo sfizio. È uno dei coni che preferisco. Dopo il cornetto algida, che è quello classico e che mi è sempre piaciuto molto, direi che questo assolutamente è al secondo posto. Poi ho preso una confezione da 2 kg di patate. Queste sono un po' particolari perché sono selenella, ossia una fonte naturale di selenio. Io prendo sempre queste perché rispetto alle patate classiche, comunque queste hanno questo elemento in più che è il selenio, che comunque è una sostanza che fa bene alla nostra salute perché contribuisce a diminuire lo stress ossidativo delle cellule, favorisce il buon funzionamento del sistema immunitario, quindi sicuramente una sostanza benefica per la nostra salute. E se posso scegliere, quando ci sono, di solito prendo queste, che comunque sono anche molto buone. Io queste le ho già cucinate in diversi modi, le ho fatte bollite, al vapore, al forno, semplicemente così in padella con un po' di alloro e rosmarino e mi sono sempre trovata benissimo. Non ho mai provato a farle fritte, ma semplicemente perché io non mangio fritto e quindi è una modalità che non proverò mai proprio perché non mi piace, mi appesantisce, poi mi dà fastidio quando la casa si riempie di odore di fritto, quindi assolutamente non è una tipologia di cottura che io provo. Però in tutti gli altri modi che vi ho elencato sono ottime. Poi un altro prodotto che vi volevo segnalare di marca Coop e che è buonissimo è questa orata alla ligure. Questa è della linea Fior Fiore, è surgelata. Vi basterà aprire la confezione, metterla in forno oppure se preferite in padella o al microonde, però io la cuocio sempre in forno ed è veramente gustosissima. Ci sono delle patate, delle olive e dei pomodorini, che è il classico condimento alla ligure, diciamo. Però
Però è veramente buonissimo proprio il pesce, nel senso che l'orata è molto succosa, è molto consistente, insomma è un'orata veramente buona secondo me, non è quel classico pesce surgelato che poi si restringe, che non sa di niente, questa è molto gustosa, almeno secondo quelli che sono i miei gusti. Poi un altro prodotto di marca Coop che ho acquistato sono questi cracker con riso, farro e sesamo, questi sono della linea Solidal Coop. E sono buonissimi, io mi trovo molto bene. Sono dei cracker quadrati, abbastanza piccoli come dimensione e sono sfusi, nel senso che non avete le monoporzioni, ma una volta aperto il sacchetto ve li trovate comunque tutti sfusi. Io mi trovo molto bene, ogni tanto li compro perché mi piacciono molto e sono anche questi da segnalare secondo me, perché se vi piacciono queste cose col farro, col sesamo, un po' rustiche come le chiamo io, sicuramente apprezzerete anche questi. Poi ho preso un prodotto assolutamente classico per noi genovesi, la focaccia. È molto più buona quella fresca del panificio, assolutamente, soprattutto se è appena sfornata. Però, siccome quella va mangiata subito o comunque dopo qualche ora, poi non potete sicuramente mangiarla dopo 2 giorni perché non è più buona come quando l'avete comprata. Allora, siccome ogni tanto vogliamo avere in casa della focaccia, ma magari non la mangiamo subito e sappiamo che non la mangeremo subito, compriamo questa qui confezionata perché dura un po' di più, si mantiene morbida, comunque è abbastanza buona, è un po' più spessa, ma devo dire che a me la focaccia più spessa piace, quindi è un buon compromesso. Poi ho acquistato una confezione di barrette di cioccolato Kinder, queste le teniamo sempre in frigo per ogni evenienza, non si sa mai ci fosse un attacco di golosità. Poi ho comprato 4 uova della marca Cocco D, queste non le avevo mai prese a dire la verità, quindi è una marca che non conosco, però ho preso queste perché rispetto a tutte le altre che erano disponibili sullo scaffale avevano la scadenza più lunga e siccome non le utilizzerò subito, ho preferito prenderne un tipo che comunque andasse molto in avanti con la scadenza e allora ho preso queste che comunque hanno una confezione bellissima, un packaging che mi piace tantissimo. Poi ho acquistato 2 litri di latte scremato marca Coop, questo io a dire la verità non lo bevo, però come vi dico sempre non sono a casa da sola e quindi compro anche cose che magari non consumo direttamente. Però è una tipologia di latte che compro spesso perché diciamo che il feedback che mi è arrivato su questo prodotto è stato positivo. Poi ho acquistato della marca Knorr una confezione di passato di verdure tradizionale. Io di solito faccio il minestrone con la verdura fresca perché mi piace molto di più. Però, diciamo, per le emergenze tengo sempre in casa anche confezioni di questo tipo, perché magari se arriviamo tardi, se decidiamo all'ultimo secondo che ci fa piacere un minestrone, almeno abbiamo comunque una confezione di questo genere. Poi ho acquistato un pacco di grissini pane Alba, questi sono buonissimi, leggerissimi, proprio quei grissini che comunque mangiate e non vi sentite appesantiti, quindi assolutamente buonissimi. Poi ho acquistato una mini confezione di pere rosse, vi faccio vedere questa così vedete anche la qualità. Io mi trovo molto bene con queste, anche se a dire il vero quelle che preferisco sono quelle piccoline con la buccia verde. Però in questo momento non le sto trovando, non so se non è stagione o se magari il supermercato che frequento io non le sta ordinando per qualche motivo, comunque non le vedo da un po' e allora ho pensato di prendere queste qui rosse che comunque sono buonissime. Questa era la mia spesa da Coop, in particolare volevo segnalarvi quei 3 prodotti di marca Coop che vi ho fatto vedere, quindi l'orata alla ligure, i cracker di riso, farro e sesamo e lo yogurt greco alla vaniglia. Poi, come vi ho detto, ci sono anche altri gusti. Comunque sono prodotti ottimi che vi consiglio. Io, come sempre, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.